Marsala pesca illegale di tonno rosso, la Guardia Costiera sequestra oltre ai 500 kg di prodotto ittico. Salemi chiesto il processo per l'ex sindaco Vittorio Sgarbi, avrebbe diffamato un carabiniere. Mazzara pugno duro del sindaco Nicola Cristaldi contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Mazzara ancora nessuna novità sul dragaggio del Porto Canale, da anni si attende l'avvio dei lavori. Calcio, il Mazzara tessera Arduino e Tinaglia, domenica esordio in Coppa Italia contro il Marsala. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. La Guardia Costiera di Marsala ha effettuato un nuovo sequestro di tonno rosso, i particolari nel servizio. Ancora un sequestro di tonno rosso nel Trapanese. La Guardia Costiera di Marsala nella notte tra ieri e domenica scorsa ha sequestrato oltre 500 kg di prodotti ittici, tra cui 16 esemplari di tonno rosso e 2 esemplari di pesce spada. L'operazione è stata condotta presso il Molo Colombo del Porto Marsalese con il coordinamento della sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani. Oltre al sequestro del prodotto ittico, la Guardia Costiera ha elevato multe per un importo complessivo di 4.000 euro. Le sanzioni, ricorda la Capitaneria di Porto di Marsala, a partire dal prossimo 25 settembre, con l'entrata in vigore della legge 154 del 28 luglio scorso, saranno più pesanti nei confronti di chi pratica la pesca illegale di tonno e pesce spada. Il prodotto ittico sequestrato, dichiarato commestibile dal medico veterinario dell'ASP Trapanese, è stato quindi devoluto in beneficenza tramite il Banco Alimentare della Sicilia Occidentale ad alcune associazioni di volontariato locali. Una chiazza di colore scuro è apparsa al largo della spiaggia di Contrada Magazzinazzi ad Alcamo Marina. Il comune ha reso noto oggi di aver attivato il controllo da parte della Polizia Municipale, degli addetti alla pulizia della spiaggia. Inoltre è stata inviata una comunicazione all'ASP e all'ARPA per i rilievi del caso. La Procura di Marsala ha disposto la citazione diretta a giudizio dell'ex sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi, e per la sua vice Antonella Favuzza per diffamazione in danno del maresciallo dei carabinieri Giovanni Teri, che nel 2011 era comandante della stazione di Salemi. La prima udienza del processo è stata fissata per il 10 novembre. Secondo l'accusa, Sgarbi e Favuzza avrebbero in più occasioni rilasciato dichiarazioni tendenti a gettare discredito sull'operato dell'allora comandante della stazione dei carabinieri di Salemi. Il maresciallo Teri aveva svolto attività di polizia giudiziaria nell'ambito dell'indagine, poi battezzata Salus Inique, e in altre che poi sono state alla base del provvedimento sfociato nello scioglimento del comune di Salemi per infiltrazione mafiosa. Allora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Ancora tutto fermo per il dragaggio del porto di Mazzara del Vallo, il servizio. E così, piano piano, giorno dopo giorno, anche il mese d'agosto sta per congedarsi dalle pagine di un calendario 2016 che per la città di Mazzara del Vallo in particolare non è stato, almeno sino ad oggi, alquanto generoso in termini di promesse e speranze che da tempo albergano nei cuori della cittadinanza mazzarese e che ci si augurava potessero finalmente ricevere il battesimo della concretezza, come ad esempio per quanto riguarda il fiume Mazzaro ed il dragaggio del Porto Canale, un tema questo per discutere del quale non basterebbe il solo calendario del 2016, ma occorrerebbe invece servirsi di calendari che possano portarci indietro e di parecchi anni, perché in verità da anni se ne parla e se ne straparla in tutte le direzioni ed in tutte le salse, ma nel concreto si sta ancora oggi galleggiando nella melma. Sull'argomento in questione, infatti, ci sarebbe da scrivere una vera e propria enciclopedia con tanto di annotazioni per più variegate, oppure mettere in scena un'appassionante telenovela con tanto di colpi di scena strappalacrime e sicuramente ad effetto, perché purtroppo, al di là dei fiumi di parole ed al di là dei soliti rimpalli che nella politica non mancano mai,
al di là di alcune scadenze date per sicure su decreti, gare d'appalto ed inizio dei lavori di escavazione, al di là di tutto ciò rimane ad oggi la constatazione che la melma è sempre lì e che il vecchio portocanale mazzarese appare drammaticamente sempre più invecchiato e trasandato. Il mese d'agosto, dicevamo prima, sta anch'esso per congedarsi e con la fine d'agosto e l'arrivo dell'autunno non ci resta altro purtroppo che sperare per l'ennesima volta che finalmente si metta mano ai lavori e si possa quindi ridare salute ad un vecchio portocanale i cui segni di malattia sono sotto gli occhi di tutti, dei mazzaresi che in un certo qual modo, anche se con rabbia, ci hanno fatto quasi l'abitudine e di quei turisti che da uno sguardo anche sommario non è che ne portino via un ricordo edificante per la città di Mazara del Vallo. Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala, il tenente Marco Cirillo, accompagnato dal suo vice Federico Minicucci, è stato ricevuto ieri al Comune dal sindaco Alberto Di Girolamo. Si è trattato di un primo incontro conoscitivo, si legge in una nota del Comune libetano, nel corso del quale sindaco e comandante dei Carabinieri hanno accennato alle problematiche del territorio e confermato la loro collaborazione nel supremo interesse della collettività marsalese. Il neocomandante, che a breve conseguirà il grado di capitano, ha preso il posto del capitano Carmine Gebiola, che andrà a dirigere la compagnia Carabinieri presso l'Accademia Militare di Modena. Il Consiglio Comunale di Alcamo, tornato a riunirsi ieri, ha eletto i componenti delle quattro commissioni consiliari. Il Consesso Civico Alcamese, inoltre, ha nominato la commissione elettorale con tre membri effettivi. Ordinanza del sindaco di Mazara Cristaldi sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti, i particolari nel servizio. Pugno duro del sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. Già durante la recente emergenza il primo cittadino aveva dato disposizioni al locale comando di Polizia Municipale di intensificare i controlli e adesso è arrivata anche un'ordinanza che disciplina nel dettaglio l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di singoli cittadini o titolari di attività commerciali che dovessero violare le disposizioni comunali. L'ordinanza è la numero 94 e prevede multe salate per i trasgressori. Il provvedimento del primo cittadino conferma innanzitutto l'orario nel quale è consentito il conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti dislocati nel territorio, ovvero dalle 20 alle 8 del mattino successivo di ogni giorno, mentre non è possibile gettare la spazzatura dalle 8 del sabato alle 20 della domenica. Stesso discorso anche nelle zone servite dalla raccolta porta a porta. Gli stessi orari di conferimento inoltre sono previsti per i rifiuti differenziati nei vari punti di raccolta realizzati dall'amministrazione. Per i cittadini che non rispetteranno orari e modalità di conferimento dei rifiuti, nel caso di primo accertamento di violazione scatterà una multa di 100 euro. In caso di recidività invece la multa sarà di 300 euro. Sanzioni ancora più severe sono previste per gli esercenti. Nel caso di primo accertamento verrà applicata la sanzione minima di 300 euro, alla seconda violazione scatterà una multa di 500 euro, alla terza scatterà una multa di 1000 euro e la chiusura immediata dell'esercizio commerciale per 3 giorni consecutivi. Se l'abbandono riguarda invece rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa verrà aumentata fino al doppio e la violazione potrà essere punita in casi gravi anche con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con un'ammenda di 26.000 euro. Una parte dell'ordinanza 94 riguarda anche la raccolta differenziata, in particolare l'obbligo imposto ai titolari di bar, ristoranti, pizzerie e così via. Anche in questo caso sono previste multe salate per la mancata differenziazione dei rifiuti e la chiusura dell'attività per 3 giorni in caso di recidività. Sono 7 le attività commerciali ammesse a finanziamento nell'ambito del bando di concorso Stand Up promosso dal Comune di Petrosino per il secondo anno consecutivo. In particolare il bando prevedeva un contributo economico fino a un massimo di 5.000 euro per la copertura delle spese sostenute per i servizi di assistenza tecnica fornite e adempimenti formali per l'avvio delle attività. Cordiale incontro al Palazzo Municipale di Marsala tra il sindaco Alberto Di Girolamo e il suo collega trentenne Pietro Ru, primo cittadino di Vilminore di Scalve, un paese in provincia di Bergamo.
Il sindaco Urru ha origini marsalesi. Nel corso della visita i due primi cittadini hanno dichiarato la propria disponibilità a poter istituire dei percorsi guidati tra le due città in modo da favorire scambi turistico-culturali. Il vice sindaco di Mazara Silvano Bonanno ha reso noto oggi l'attuazione a breve del progetto di messa in sicurezza dei mosaici della chiesa di San Nicolò Regale, i particolari nel servizio. Finalmente potrebbero essere recuperati i mosaici romani che si trovano sotto la chiesa di San Nicolò Regale a Mazara del Vallo. Dopo anni di immobilismo burocratico e con una situazione a dir poco vergognosa nella quale si trovano attualmente gli importanti reperti, nel giro di poco tempo infatti potrebbe essere indetta la gara d'appalto per l'affidamento del progetto di recupero e messa in sicurezza dei mosaici in questione. La novità è stata resa nota stamattina dal vice sindaco di Mazara del Vallo, Silvano Bonanno. Dopo un iter lungo e farraginoso, evidenziato il numero 2 dell'amministrazione guidata da Nicola Cristaldi, abbiamo finalmente ottenuto le autorizzazioni necessarie dalla Sovrintendenza del Bene Culturale e Ambientale di Trapani e dagli altri organi competenti per la realizzazione del progetto. Progetto che prevede l'eliminazione della parte di tetto pericolante sui mosaici e la collocazione sui pilastri già presente di una rampa per l'accesso alla chiesa di San Nicolò, dalla quale sia possibile vedere i mosaici sottostanti. La gara dovrebbe essere bandita nel giro di qualche settimana. Il progetto, elaborato dall'architetto Alberto Ditte e dal geometra Pino Fasulo dell'Ufficio Tecnico Comunale, è inserito nel piano annuale delle opere pubbliche con una previsione di investimento di 137.000 euro con fondi comunali. Il sito attualmente non è fruibile in quanto parte del tetto dei mosaici che costituisce la terrazza d'accesso alla chiesa arabo-normanna è pericolante e va rimosso. L'agroalimentare siciliano in vetrina su navi e traghetti. Domani infatti presso il porto di Palermo verrà presentata la prima campagna promozionale dei prodotti dell'agroalimentare siciliano a bordo di navi agli scafi e traghetti che collegano Sicilia e isole minori, promosso dall'assessorato regionale all'agricoltura in collaborazione con le compagnie Caronte Tourist e Liberty Lines. L'assessore regionale Antonello Cracolici firmerà l'accordo di collaborazione assieme agli amministratori dei due gruppi, Vincenzo Franz di Caronte Tourist ed Ettore Morace di Liberty Lines, a bordo del catamarano della Liberty Lines ormeggiato nel porto di Palermo. Saranno presenti inoltre sindaci delle isole minori e rappresentanti dei consorzi di tutela del comparto agroalimentare siciliano. Noi ci fermiamo ancora per un momento pubblicitario. È stato posticipato il carnevale estivo in programma inizialmente per venerdì prossimo a Tre Fontane. La manifestazione si svolgerà il 2 settembre con inizio alle 20.30. La decisione è stata presa dagli organizzatori con in testa il direttore artistico Gianvito Greco per una forma di rispetto e vicinanza verso la famiglia del giovane campobellese deceduto nel weekend scorso in un terribile incidente stradale. Appuntamento quindi per venerdì 2 settembre dalle 20.30 a Tre Fontane per trascorrere una serata di feste e allegria. E adesso lo sport calcio, il Mazara ha tesserato altri due giocatori, il servizio. Altri due giocatori sono stati tesserati dal Mazara Calcio. Con un comunicato stampa la società canarina ha ufficializzato ieri sera l'arrivo di due under. Si tratta di Giuseppe Arduino, classe 1999, e di Cristian Tinaia, classe 1998. I due giocatori già da qualche giorno si allenano agli ordini di mister Andrea Pensabene. Arduino palermitano è un difensore, l'anno scorso ha militato negli allievi nazionali dell'Acragas in Lega Pro. Per lui anche un'esperienza con il Monreale nel campionato di eccellenza. Tinaia, anch'egli palermitano, è un esterno destro e l'anno scorso ha giocato nella formazione primavera dell'Aquila. Sale così a 10 il numero dei giocatori attualmente tesserati dal Mazara. Il direttore sportivo Nicola Ferrante è al lavoro per raggiungere l'intesa con altri giocatori e già nelle prossime ore potrebbero essere annunciati altri tesseramenti. D'altronde il primo impegno stagionale dei canarini si avvicina. Domenica prossima i gialloblu affronteranno allo stadio Nino Vaccaro il Marsala 1912 nel match di andata del primo turno della Coppa Italia regionale d'eccellenza. Il calcio d'inizio del match è fissato alle 16, ma non è escluso che la partita venga spostata alle 18. Novità si attendono in tal senso tra domani e giovedì. Intanto, ieri pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi sul terreno di gioco dello stadio Nino Vaccara, mentre questo pomeriggio è prevista una partitella in famiglia.
E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera, a cominciare dalle 21.35, trasmetteremo la prima serata della Festa del Pane a Borgata Costiera. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.